Buongiorno, ci troviamo presso il campo di tiro arcieri del Tempio di Diana, campo di tiro con l'arco, e siamo qui per svolgere alcune lezioni con il maestro Fabio Piver. C'è il liceo Ugo Fosco di Albano che sta effettuando un corso. Buongiorno, ci troviamo presso gli arcieri del Tempio di Diana, il campo di tiro di Genzano di Roma. Il maestro Fabio Piveri ci introdurrà nel tiro con l'arco, in questa disciplina antica e nello stesso tempo moderna. Buongiorno. Buongiorno a te, allora, Fabio. Niente, oggi inizieremo nello spiegare, ne andiamo un pochino sullo specifico nelle attrezzature, quindi andremo a vedere passo passo l'arco come è composto e soprattutto come si monta. Questo è un arco montato, un arco scuola naturalmente in legno. Quella che sto togliendo ora è la corda e questi qui sono i flettenti. La parte sopra vedo che l'operazione è abbastanza semplice, sì, Fabio, per togliere questi flettenti. È molto semplice, vedete? Il corpo centrale si chiama, Fabio? Il corpo centrale si chiama riser e la parte sotto e la parte sopra si chiama flettente. L'importante è inserire nella parte sotto del riser il flettente che rega le scritte con le varie potenze. È fondamentale perché i flettenti, essendo l'arco un po' asincrono, diciamo così, è importante inserire il flettente con le scritte dalla parte di sotto. Quindi Fabio, ogni arciere il proprio arco. Ogni arciere il proprio arco. Stiamo in maniera abbastanza veloce rimontandolo, quindi stiamo reinserendo nel riser i flettenti con degli Fabio, appositi Fabio, ogni bitoni. Arciere il proprio arco, cioè significa per potenza muscolare, prestanza fisica. Potenza muscolare, prestanza fisica e soprattutto l'allungo. L'allungo che cos'è? È la distanza praticamente che intercorre tra il riser appunto e l'ancoraggio della corda. Questo è chiamato allungo e ogni atleta, oppure diciamo così, in termini più profani, apertura di braccia. L'apertura di braccia, generalmente la misurazione viene aprendo tutte e due le braccia, prendendo la misurazione e dividendo per 1,5. Quello è più o meno l'allungo di ogni atleta. Vediamo come si monta la corda, sì, sull'arco. La corda sull'arco. Ricordiamo che questo è un arco scuola, naturalmente. Abbiamo la corda a due asole, no? Le inquadriamo un attimo, Fabio. Sì. Le inquadriamo. Una è molto piano. Più grande dell'altra, come potete visionare qui. Una è più piccolina come asola e l'altra è più grande. L'asola piccolina va inserita nella fessura del flettente che sta sotto, quello appunto che dicevamo che rega le scritte. Dopodiché teniamo la corda e il flettente superiore con le due mani, infiliamo il piede all'interno dell'arco, posizioniamo l'altro piede così e creiamo una leva e vado ad inserire nell'altra asola, nell'altra gola del flettente superiore, la corda con l'asola più grande. Dopo aver controllato che tutte e due le gole stanno a posto, posso togliere il piede dall'interno e abbiamo l'arco che è montato. Mai tirare la corda e lasciarla senza che su di essa è inserita la freccia. Un'altra cosa che è molto importante da vedere è spegnere i telefonini, mentre facciamo delle riprese. Praticamente, che cosa abbiamo? Abbiamo il reggifreccia, anche detto rest. Questo è il rest e questo è il punto d'incocco della corda dove va collegata. Esattamente, se noi prendiamo una freccia, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incoccare la cocca della freccia
e poggiare sul reggifreccia appunto l'asta. Vedete? In questo modo. Importante sapere quali sono le componenti della freccia. La freccia sostanzialmente è composta da un'asta in alluminio o carbonio composito, da una punta, da una cocca e dalle alette, che per loro comodità, soprattutto negli archi scuola e nelle frecce scuola, hanno due colori uguali e uno diverso. Perché questo? Perché nell'inserimento e quindi nell'incoccaggio, diciamo così, della freccia sull'arco, dobbiamo mettere l'aletta vettore, quindi l'aletta che ha il colore diverso, verso gli esterni, in maniera di posizionare la parte piatta delle alette in corrispondenza del piatto dell'arco. Questa è la maniera esatta e questa è la maniera errata. Vedete che l'aletta va a battere durante l'uscita sul riser. Quindi questo qui è il posizionamento corretto. Inquadriamo il posizionamento. Quindi l'aletta di diverso colore deve essere sempre sul lato verso esterno. L'esterno. Diciamo verso l'esterno, okay. Perché questo che stiamo utilizzando ora è un arco destro, ma esistono anche gli archi mancini. Fabio, una domanda per illustrare bene il tiro con l'arco e soprattutto le frecce. La freccia deve essere adeguata, anche la freccia come l'arco, alla struttura dell'arciere? Certamente, esistono delle tabelle di riferimento che sono state create dalla Easton, che è un'azienda leader per la commercializzazione appunto di queste frecce, che ci dice che secondo l'allungo, quello che dicevamo poc'anzi, l'allungo dell'arciere e la potenza dell'arco ci dà delle giuste equilibrature, e quindi con una specie di battaglia navale, mettendo insieme lunghezza della corda e quindi allungo dell'arciere e potenza dell'arco, ci dà delle sezioni di asta da utilizzare, che sono quelle più o meno consigliate. Poi esistono delle messe a punto, si chiamano appunto dei tuning, per sistemare delle piccole divergenze. Qui stiamo entrando un po' nel campo specifico, noi dobbiamo rimanere insomma nel campo di avviamento al tiro con l'arco. Quindi, riassumendo, arco adeguato alla propria stazza fisica, alla propria muscolatura, freccia adeguata all'arco, e potremo cominciare a tirare, sì, no? Non abbiamo, diciamo, io ho saltato un pochino il discorso mirino. Perché questo? Perché siamo... il mirino vogliamo inquadrare anche ma il mirino. Ma il mirino, diciamo che io non l'ho spiegato, adesso lo spiegheremo, ma il mirino vorrei lasciarlo per la prossima lezione. Perché questo? Perché è bene inserire nell'ambito appunto dell'insegnamento primordiale dell'arceria, inserire un discorso di tiro con l'arco nudo, cioè senza l'ausilio di sistemi di mira. Perché questo? Perché a livello proprio di sensazioni corporee, l'alunno, l'allievo in questo caso, si troverà sicuramente meglio a tirare, a sganciare delle frecce, diciamo così, con l'arco nudo, quindi con l'ausilio del solo arco e le solo mani, piuttosto che utilizzare il mirino, anche per le posizioni, soprattutto per le spalle, soprattutto per tutto un discorso muscolare che poi andremo un attimino a disorientare, insomma. Quindi direi senz'altro le prime 7, 8, 10 lezioni è nostra abitudine utilizzare l'arco nudo. Io direi di chiudere qui la prima introduzione all'attrezzo di tiro con l'arco. Vorrei dirvi soltanto alcune cose sui sistemi di sicurezza, no? Purtroppo. Ma ne vogliamo parlare i sistemi di sicurezza, questo quello che fa parte dell'attrezzatura. Sì. Le attrezzature, abbiamo quasi sempre dei grossi problemi con la corda che ci batte sul braccio, quindi noi dobbiamo per forza organizzarci con un parabraccio. È obbligatorio quasi, perché avere questi lividi, questi dolori eccetera, perché la corda spesso va a toccare sul braccio, soprattutto quando abbiamo a che fare con dei bracci, con il braccio valgo, che è questo qui. Quindi questo tipo di movimento serve a neofiti per non acchiapparsi l'avambraccio. Quindi che cosa faremo noi? Andremo a posizionare un apposito parabraccio in maniera di stare tranquilli e i ragazzi non si fanno male. L'altra cosa che vorrei farvi vedere è la tab. Questa serve per acchiappare la corda e non farsi del male sulle punte delle dita, perché è più facile, no? Acchiappare una corda così al momento del rilascio sarà quasi obbligatorio farsi del male.
acchiappare la stessa corda con una pelle, vedete? Sicuramente sarà positivo e sicuramente non mi provocherà dolori sui polpastrelli. Fabio, complimenti. La spiegazione, riassumendo, RISE, corpo Riser, centrale. REST, corda, punto di incocco, asole, quella piccola che va montata sul flettente sotto, il flettente che deve essere per forza, quello con le scritte deve essere montato sotto, e il mirino, che sarà nostra cura spiegarvi al prossimo appuntamento. Ok, infatti la prossima lezione andiamo sul pratico, cominciamo a scagliare, si dice scagliare le frecce, diciamo, qual è il termine più? Tirare frecce. Fabio, complimenti, grazie. Vi ricordo che ci troviamo sul campo di tiro Arcieri del Tempio di Diana e la spiegazione, dobbiamo ringraziarlo ancora una volta, è del maestro Fabio Pineri. Arrivederci alla parte seconda del tiro con l'arco, questa disciplina antica ma nello stesso tempo, come diciamo sempre noi Fabio, moderna. Un'antica disciplina moderna. Grazie di nuovo, prego. Alla prossima puntata.